E per la 69esima edizione della giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'ANMIL ha promosso un raduno a Bisenti nel Teramano per sottolineare l'importanza di sicurezza e prevenzione. Umberto Bracili. Fiori sulle sedie ricordano per l'Abruzzo i lavoratori che non ci sono più. Piazza piena a Bisenti, sindaci con la fascia, invalidi con il posto prenotato. Nicola Marcozzi è il presidente regionale dell'ANMIL. Vogliamo fare dei corsi di formazione sull'agricoltore, dei corsi di formazione sui datori di lavoro, perché i datori di lavoro pensano che la sicurezza sul lavoro sia un optional, non è così. Tante storie girano nella piazza. 26 marzo scorso, ci racconta Claudio Santarelli. Stavo lavorando lì a una macchina, è partita una staffa d'alluminio, mi è entrata qui all'addome e poi è anche uscito lateralmente. Ma c'è stata responsabilità tua? No. Oggi come va? Oggi ancora ho parecchi dolori, diciamo, va bene. Lavori in questo momento? Sì, sì. Hai percepito anche qualcosa? No. Niente. Ho pagato solo i giorni degli infortuni e basta. Intervento anche del direttore regionale dell'INAIL, Nicola Negri. Non solo diffusione della cultura della sicurezza, ma anche investimenti a quelle aziende che vogliano ammodernare i loro macchinari con quelli e sostituire quelli obsoleti con quelli marcati CE.